Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. "22 giugno. Ancora mi chiedo perché comprai quel maledetto portalampade che ora sta nel corridoio. È bellino, sì, ma si fulmina la lampada ogni mese. L'altra sera poi abbiamo fatto ambo. Nella stanza da letto a volte la lampadina non faceva contatto e si spegneva da sola, sempre più spesso. Quella notte ha deciso di abbandonarmi per sempre. Ho pensato fosse quello il problema, ma ne montai altre diverse, sicuramente funzionanti, e niente. È proprio il lampadario allora. Un giorno di questi dovrò chiamare un elettricista per far sistemare tutto. O almeno è quello che mi ripeto da una settimana. Da quando si fulminarono quelle due, capiscimi, il lavoro in fabbrica mi distrugge. E intanto un'altra è andata, nella cabina armadio. Quante sono le probabilità che tutti questi problemi vengano fuori nel giro di una settimana? Devo essere una persona davvero sfortunata." 29 giugno. Ormai non faccio più caso al buio che c'è in tutta la zona notte della casa, tanto c'è il computer che fa abbastanza luce. La cosa fastidiosa è che con l'arrivo dell'estate stanno uscendo fuori tutti gli insetti e quest'anno le formiche si stanno facendo notare più del solito. I vicini confermano. Stanno diventando più fastidiose persino delle zanzare. Il che è un bel traguardo per loro. Bastarde. 30 giugno. Questo è proprio il colmo. Oggi ennesima stanza rimasta al buio. In bagno un'altra lampadina è andata. Va bene tutto, ma al cesso non voglio storie. Così ho staccato il contatore, smontato la plafoniera e armeggiato un po' lì dentro. A parte qualche taglietto che mi sono procurato, visto che non vedevo bene dove mettevo le mani, devo dire che è andata bene. Il filo era solo rosicato. Mi è bastato ricongiungere le due estremità. Farò effettuare una disinfestazione in settimana. 10 luglio. Mi dispiace di non aver scritto tutto questo tempo, ma la mano destra ha iniziato a fare capricci da quando mi sono tagliato per aggiustare quella maledetta lampadina. In mezzo a tutti quei fili, in effetti, ci doveva essere un formicaio, ma non pensavo fossero delle dannatissime formiche ad aver rosicato il filo della luce. Che siano state loro a fare tutto questo. Intanto continuano a spuntarmi peli bianchi ovunque e mi riesce sempre più difficile fare le cose più elementari. Inoltre, che tu ci creda o no, caro diario, sono spuntati funghetti sulle fessure attorno ai lampadari rotti e alla plafoniera del cesso. Dovresti vederli, è troppo divertente. Ora infatti è da un po' che non mi alzo dal letto. Mi secco e poi ci sono formiche ovunque, che schifo, e muoiono a centinaia, tutte ricoperte da quella peluria bianca. Non ho idea di cosa sia. Io comunque sto bene. No, che non sto bene. Sì, scherzavo. In effetti sto alla grande. Questo corpo è perfetto. Sicuramente migliore di quello delle formiche. Mi è andata proprio bene. Non ho idea di cosa stia dicendo. Fatto sta che mi serve aiuto. Sto impazzendo, caro diario. Sento qualcosa nella mia mente. Voci. Non ho idea. Qualcuno mi aiuti. Ho paura.